progetto è nato quasi per caso. Io conoscevo già questa valle, ci lavoravo in passato e mi piace molto perché offre molte possibilità. Ho incontrato delle persone alle quali abbiamo unito le forze e con professionalità diverse abbiamo cercato di portare avanti questo progetto e siamo riusciti fino a un certo momento. Abbiamo aperto a giugno in prossimità del Santo di San Giovanni per buon auspicio. Il responso è stato molto positivo, abbiamo avuto un'affluenza inaspettata che abbiamo quasi fatto fatica ad accogliere tutti i clienti. Sono di Urbino, nelle Marche. Sono venuto in Valle Cervo per una casualità, nel senso tramite la conoscenza di persone del luogo che mi hanno invitato a trascorrere qualche giorno in Valle Cervo. L'idea di una startup è perché fa parte della professionalità del team di cui io faccio parte come professionista, che sviluppiamo progetti di startup innovative, in particolare nel campo sociale. E quando ci siamo trovati in questa vallata non ci è sembrato vero aver trovato un luogo fatto apposta per sviluppare quello che avevamo in mente, cioè una montagna per tutti. La montagna si abbina molto bene, specialmente a questo tipo di montagna, molto naturalistica, non turistica nel vero senso della parola, non spinta sotto questo aspetto. Sicuramente si presta a dei progetti molto validi di contatto tra persone che si trovano al limite della normalità, che però vogliono apprezzare quello che può offrire una natura incontaminata come può essere questa. Quindi un progetto sostenibile. Sì, noi abbiamo iniziato proprio nel momento dell'emergenza Covid, che era nel pieno, però abbiamo deciso di andare avanti lo stesso ed eravamo molto soddisfatti. Stava andando bene fino al momento dell'alluvione. È stato un bel colpo, la frana ha fatto un bel disastro, perché comunque è stato il momento in cui ci ha bloccato praticamente il lavoro. Noi stavamo per finire la stagione e ci ha fatto smettere molto prima. È stato un momento cruciale dove lì stavamo per gettare la spugna. Però poi ci siamo guardati intorno e abbiamo detto che ci dobbiamo provare, perché comunque abbiamo tante idee per il prossimo anno e abbiamo tante speranze. Per il 2021 manterremo la nostra linea enogastronomica con prodotti locali del territorio. Punteremo a un'accoglienza sempre più ampia di turismo con famiglie, bambini, sportivi. Ne siamo anche tappa GTA, abbiamo lavorato quest'anno con i ragazzi che fanno la grande traversata alpina, è molto interessante e anche molto piacevole lavorare con loro. E assolutamente, noi li accogliamo a qualsiasi ora. Noi continueremo e rafforzeremo ancora di più questo percorso, perché noi crediamo molto in questi progetti che riguardano il sociale e quindi noi ci indirizzeremo a potenziare la nostra struttura di accoglienza superando le barriere architettoniche che ancora in qualche caso ci sono, e creeremo dei percorsi ad hoc proprio per i disabili nei dintorni della locanda del santuario. Potenzialità della Valle Cervo sono infinite, gente nuova che continua ad arrivare, gente che non sa che c'è la Valle Cervo, lo scopre attualmente. Di continuare a fare sempre meglio, fare delle ricette nuove sempre per la gente che ci viene a trovare, e spero di riuscirci a accontentare tutti. Vi aspettiamo, da domenica 13 riapriamo, è graditissima la prenotazione. Io credo nella Valle Cervo. 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 Io credo nella Valle Cervo.